A Palazzo Madama la cerimonia per ricordare le vittime del terrorismo. Con i presidenti di Senato e Camera, il servizio di Daniele Rotondo. La violenza non si combatte con l'odio, ma con la giustizia e la democrazia. E la Presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, ad aprire la cerimonia della giornata della memoria per le vittime del terrorismo. È un dolore che non si prescrive e che ci chiede oggi di proseguire con costante determinazione la strada per la verità e la trasparenza, perché tante sono le pagine ancora da ricostruire e i silenzi fanno spesso più rumore delle bombe. Subito dopo l'intervento del Presidente della Camera, non può esserci piena riconciliazione senza piena giustizia, dice Roberto Fico. Non si tratta di ottenere una presunta vendetta pubblico-privata, ma di applicare a chi si è sottratto all'esecuzione della condanna, fuggendo in altri paesi, le sentenze emesse in esito a regolare processi nel rispetto delle garanzie e dei principi della nostra Costituzione. Alla cerimonia di Palazzo Madama, le testimonianze dei parenti delle vittime del terrorismo, in chiusura, l'inno alla gioia.